in un ruolo, cioè, che mi ricorda un po' così alla mia professione giornalistica, che è stata tutta la mia vita in pratica. E quindi racconto la storia di dolci che fanno concorrenti. Ho delle schede e siccome i dolci oggi sono molto di moda, ma non tutti conoscono la storia e soprattutto la vera storia, così si sentono un po' delle cose un po' imprecise, diciamo. Anche i dolci hanno una storia precisissima, anche non l'hanno, sono nati così per caso, a volte per un errore. Torniamo alla classica tarte à penne delle sorelle francesi, lì proprio date, controdate, quasi quasi si riascoltano le voci di disperazione di questa signora che perde la torta sul pavimento. E invece la storia è cultura e quindi chi vuole fare il cuoco, chi vuole fare il pasticcere, chi vuole fare semplicemente l'amatore, deve sapere anche un po' di storia. Beh, non ho voluto che mi fanno crescere la barba, è un carissimo ragazzo, un bravissimo, è un tecnico, la pasticceria è veramente l'architettura della cucina. Quindi il tecnico mi piace molto cucinare, so fare diverse cose, si impara anche meglio, ma è chiaro che tecnicamente è come uno che scrive di automobile, non è ingegnere, può fare delle pressioni di guida, per scrivere la sua tecnica della cucina. Mi è piaciuto tantissimo l'arredo di quest'anno, è un arredo di un'eleganza sobria, ma che si vede senza dar fastidio, è questa specie di serra da cui entra la luce, è tutto un riflesso di natura e di ingegneria del mare. E quindi sono proprio tanto, tanto contenta, perché è stato un favorimento dei vecchi stand, che no, dei vecchi strutture, che erano molto belle, sono quelle che hanno fatto anche successo di dei corsi. Perché era un pezzo da tutte le altre applicazioni delle trasmissioni di cucina. Ed è ogni anno, per 10 anni, è stato cambiato sempre in modo che questa volta è stato dato un giro proprio violento, ma di grande